Vediamo dove abbiamo parcheggiato. Tra la zona gialla e la zona blu. Ma perché il numero c'è in terra? Perché lettera c'è a terra? Non lo so. Tu vedi la lettera a terra? Lì c'è la lettera. Ah. Non mi corsia c'è la lettera. Vabbè, noi ci vediamo così raramente. No, il 46 almeno la fila dove abbiamo messo. Da boh. Attenzione alle macchine. Perché all'inizio non l'avevi messa? All'inizio non l'avevi messa? Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale se siete nuovi e passate di qua per la prima volta. Io sono Anna e questo è il mio canale, Il Tocco di Anna. Prima di iniziare vorrei fare tanti auguri a tutte le mamme. Infatti oggi è la festa della mamma, per me è domenica, appunto domenica 9 maggio, festa della mamma. Ancora tantissimi auguri a tutte le mamme. E come avete potuto vedere prima della sigla, ieri sono andata da IKEA. Anche questo è stato un regalo che mi hanno fatto, perché comunque sappiamo, tante di noi abbiamo il marito che non apprezza particolarmente andare all'IKEA. Mio marito ieri mi ha accontentata, anche questo è stato un regalo per la festa della mamma, diciamo così. Mi hanno fatto girare IKEA comodamente senza andare di fretta, mi riferisco a mio marito e a mio figlio. Mi hanno lasciato da sola girare all'IKEA senza andare di fretta, senza mettermi fretta, perché loro volevano farmi un regalo a sorpresa per la festa della mamma. Quindi iniziamo subito. Come regalo della festa della mamma mi hanno regalato queste due piantine dell'IKEA. Questa qua è una Sansevieria Fernwood, questa l'ho apprezzata particolarmente perché questo tipo di piantina non l'avevo. E poi mi hanno regalato l'aloe vera, questa piantina di aloe vera. L'aloe vera, ne ho altre piante qua in casa, loro non l'avevano riconosciuta che era uguale a quella che già avevo, però anche questa è molto molto carina, molto molto bella. Poi è un regalo per la festa della mamma, quindi va benissimo. Poi ho comprato un'altra pianta, una di quelle piante appunto per appartamento, che dopo vi faccio vedere alla fine del video, perché è quella di grande grande, diciamo, quella foglia, quella pianta grande, non so come si chiama, tipo palma, diciamo, che appunto è una palma di appartamento, che voglio mettere al posto della pianta finta che ho di là in camera da letto. Quindi quando arriverà la camera da letto nuova e sistemerò la camera da letto, voglio levare la pianta finta e voglio mettere una pianta vera. So che quel tipo di pianta va benissimo in al chiuso, va benissimo in appartamento, e poi nel posto dove la voglio mettere c'è tantissima luce, quindi penso che sarà il posto perfetto. Poi ho comprato sempre da IKEA questo ombrello Knalla, si chiama Knalla, non so se riuscite a vedere. Ho comprato questo ombrello perché ne avevo comprato un altro qualche anno fa e lo sto utilizzando ancora adesso. Gli ombrelli hanno sempre la tendenza di rompersi quando c'è un po' di vento, eccetera. Questo ombrello qua dell'IKEA, devo dirvi la verità, col vento, con la pioggia forte, è sempre rimasto uguale, sempre rimasto come nuovo. Quindi li ho visti di nuovo. Quello dell'altra volta era nero e bianco, questo è tutto nero, ma va benissimo. Costa la modica cifra di 3 euro, quindi perché no. Quindi iniziamo poi dai prodotti che ci sono in questa grande busta. Non ho preso
non è che ho preso tantissime cose. Io sono andata soprattutto per la pianta, perché volevo prendere questa pianta che online non te la spediscono, cioè dovevo andare quindi proprio all'IKEA. Ho aspettato che diventavamo zona gialla, infatti sono 2 o 3 settimane che siamo zona gialla, potevamo andare tranquillamente e mi ho approfittato del momento propizio, nel momento in cui li ho trovati accondiscendenti a portarmi da IKEA, mi sono fatta anche un bellissimo giro. Cercavo anche altre cose, infatti avevo visto, sempre online, dei cestini, un tris di 3 cestini con coperchio che avrei voluto comprare, poi visti da vicino erano molto molto più piccoli di quelli che mi immaginavo, cioè il cestino più piccolo era praticamente, aveva questo diametro ed era più o meno alto così, quindi era tutt'altra misura di quella che io pensavo che fossero, li pensavo molto molto più grandi, quindi avessi fatto quell'acquisto online poi me ne sarei pentita, quindi è anche un bene andare a vedere i prodotti da vicino. Cercavo un qualche cosa dove scolare le posate tenendole appese, ma come quello che avevo comprato 6-7 anni fa non l'aveva più e quindi non l'ho trovato. Ho comprato, come vi ho detto, poche cose, ho comprato oltre alla pianta, all'ombrello, ho comprato altri 3 o 4 oggettini. Prima di tutto le tende, queste sono le tende di IKEA, sono uguali a quelle che già ho, ma ne volevo appunto prendere anche delle altre, perché comunque è una tenda che mi piace moltissimo, è molto lunga, perché questa, se non mi sbaglio, è all'incirca lunga 3 metri, è un metro, sì, è 1,45 m di larghezza, ogni pannello, perché sono 2 pannelli, per 3 metri di altezza, la mia finestra è altissima, anche con una tenda di 3 metri di altezza, la tenda rimane tipo sospesa, 20 centimetri, non dico 20 centimetri, ma 15 centimetri, ma forse sì, anche 20 centimetri sospesa da terra, e questa è la tenda più grande che ho trovato fino adesso. Questa qua costa 9 euro e si chiama Alvine Spez, credo, una cosa del genere. Questa ce l'avranno tantissime di voi, perché è una tenda molto molto bella, a me piace tantissimo, è bianca. Poi non è semplice, sembra fatta tipo di pizzo, tipo di sto merletto, ha un effetto molto molto bello, mi piace tantissimo. Poi ho preso questo vaso, questo l'ho preso così a simpatia, perché non è che mi serviva un vaso, però questa mi piaceva la forma. Questo va bene anche, non lo so, non stava nel reparto dei vasi, questo stava nel reparto dei vetri. Penso che questo vada bene anche come brocca d'acqua da mettere sul tavolo, perché comunque stava proprio lì nel reparto dove ci sono le tazze, dove ci sono le brocche, dove ci sono le varie bottiglie, in quel reparto lì di IKEA. Quindi penso che questa possa essere utilizzata anche come brocca per l'acqua. Io la vorrei utilizzare come vaso, perché questa forma mi piace tantissimo, non si sa mai, prendo dei fiori freschi, mi sembra la misura più adeguata appunto per contenere dei fiori, ma perché no, volendo appunto la posso utilizzare anche come caraffa per l'acqua sulla tavola. L'ho presa anche perché costava 1,50 euro, quindi sono quei famosi soldi buttati forse, però è una cosa che può tornare utile. Una cosa che mi serviva, appunto per quanto arriverà l'armadio nuovo, sono le brucce. Queste qua sono 8 brucce, non so come si chiamino perché non c'è scritto niente. Sono 8 brucce, 4 euro costano, praticamente costa 50 centesimi l'una, sono in legno naturale,
ma c'erano anche in versione bianca e se non mi sbaglio mi sembra di averle viste anche in versione nera, però non so se erano anche quelle di legno o se erano di plastica. Comunque io le volevo così in legno naturale, proprio per eliminare tutte quelle grucce in plastica. Io attualmente sto utilizzavo, anzi perché attualmente sto senza armadio, la gruccia di plastica che ti danno assieme al vestito. Vai a comprare il vestito, spesso e volentieri molti negozi oppure il mercatino ti dà anche quella gruccia di plastica. Molto spesso quelle grucce si spezzano, si rompono al minimo movimento, e poi nell'armadio nuovo la vorrei più sistemata, più fatta, un po' più caruccia, diciamo, più carina, e quindi vorrei sostituire le vecchie grucce, quelle lì in plastica, con queste qua in legno. Dà un tono anche più carino secondo me all'armadio. Le ho prese per adesso, ne ho prese solo una confezione, che sono appunto 8 grucce, 4 euro, anche per vedere un po' come sono fatte, se mi trovo bene, eccetera. Poi ho intenzione di acquistarne altre proprio per tutti gli armadi di casa, quindi ho intenzione di acquistarle anche per mio figlio, per mio marito, e andare a sostituire tutte quelle grucce di plastica. Penso che il legno sia un materiale più sostenibile ed è uno di quei materiali che poi ti durano in eterno. E quindi niente, per il momento ho preso queste qua. Poi mi riservo la facoltà di prenderne altri in futuro, ma sicuramente ne prenderò altri in futuro, perché devo vedere prima, una volta arrivato l'armadio, mi devo più o meno fare il calcolo di quante possano servirmene nell'armadio, poi calcolerò quante ne possano servire a mio figlio ne serviranno, penso che una confezione da 8, massimo 10 grucce gli basteranno, e poi quindi farò un calcolo su quante ne devo ancora acquistare. Quindi penso che ne prenderò altri 3 o 4 pacchi di grucce da 8, penso che dovrebbero bastare. Poi le posso prendere anche online, perché comunque le spediscono, perché comunque sono leggere e il costo di spedizione è quello lì proprio più basso. Se uno non prende altre cose è quello più basso. L'ultima cosa che ho preso, che come vi ho detto sono andata ad Ikea soprattutto per la pianta che vi farò vedere, fra un po', però già che c'ero mi sono fatta il giro, sono andata per la pianta veramente, anche per le tende, perché le tende mi servivano, e quindi sono andata sia per la pianta sia per le tende, che poi sono le cose che ho pagato di più, perché fra la pianta e le tende ho speso 30 euro, quindi sono le cose che ho pagato di più. Poi l'ombrello, le grucce, queste cose qua sono tutte quelle cosicine che, viste lì al momento, ho detto: ah, ma queste mi servono. Infatti le grucce, tornando un attimo indietro, le ha anche Leroy Merlin, però Leroy Merlin ne vende tipo, spero di aver detto bene, Leroy Merlin ne vende tipo 4 grucce 4 euro, quindi le vende più o meno 1 euro l'una. Le ho viste anche su Amazon, però io volevo vederle da vicino, volevo comprarle vedendole da vicino per vedere se ci avevano qualche difetto. Io poi su questo sono minuziosa a guardare se hanno qualche difetto, se è tutto a posto. Su Amazon ne ho trovato tipo 30 grucce a 20 euro, però appunto è da vedere come sono fatte, perché poi magari ti arriva una ciofeca a casa e io voglio vedere e toccare su certi oggetti, io voglio vederli dal vivo e toccare con mano di qualità come sono fatti. Poi già che c'ero appunto ho preso quest'ultima cosa, che sono 3 cornici in legno, è una confezione da 3 e venivano 3 euro. Sono color legno naturale, queste qua le voglio utilizzare per sostituire le cornici colorate. Voi non le vedete, ma io qua nel mio lato ho le foto di me e mio marito, ho 4 fotografie, e stanno messe in delle cornici che sono tutte colorate. Voglio cambiare stile, perché a breve dovremo dare il bianco anche in cucina. Io ho spostato un pochino i mobili, quindi voglio un po' levare queste foto multicolore. C'è una cornice bianca, c'è una cornice verde acqua, c'è una cornice rossa, c'è una cornice rosa, non mi piacciono più, ecco.
voglio cambiarle, voglio mettere tutte le foto qua nella cornice con il legno, così sono, secondo me stanno meglio. Poi mi è presa sta fissa per le cornici, no, per le cornici, mi è presa sta fissa proprio per gli accessori di questo bel color legno naturale, un color legno un pochino più scuro, sempre restando sui toni chiari. Mi piace, ho messo tantissime cosucce in color bambù, di bambù in casa, quindi mi piace l'effetto che fanno. Io ho deciso di cambiare le cornici delle foto con queste qui. Per il momento ne ho prese tre cornici, come vi ho detto, stavano 3 euro, poi vedo come vanno e nel caso ne andrò a prendere altre tre. Anche queste le posso acquistare online, perché a parte che costano solo 3 euro, poi sono leggerissime, quindi in un'eventuale spedizione il peso non andrebbe a pesare, scusate il gioco di parole, sulle spese di spedizione, non farebbe lievitare le spese di spedizione, perché comunque secondo me l'unica cosa brutta di Ikea, appunto, che quando compri online, oltre ad avere la non disponibilità di alcuni prodotti, ci sono alcuni prodotti, appunto, come le piante vere, che le puoi acquistare solamente andando in negozio, non le puoi acquistare online, non so il perché, non so il motivo, non so perché non si possano acquistare online, ma le puoi acquistare solo andando in negozio. Comunque, poi c'è anche l'incognita che se prendi un qualche cosa che va a superare un tot di chili, le spese di spedizione ti lievitano, tipo da 10 euro ti lievitano a 60-80 euro, quindi anche no. Io tante volte per questo mi freno a comprare online su Ikea, tipo l'altra volta verso ottobre volevo cambiare lo specchio del bagno, che poi ho cambiato, me ne piaceva tantissimo uno di Ikea, non potevamo andare all'Ikea perché eravamo, mi sembra, arancioni o eravamo già rossi, non mi ricordo. Fatto sta che non potevo andare fisicamente all'Ikea a comprare questo specchio che costava 30 euro, volevo acquistarlo online, ma il peso superava di molto i chili della spesa di spedizione minima e avrei dovuto pagare 30 euro lo specchio più tipo 50 euro di spese di spedizione, quindi la spedizione mi costava più dello specchio. Anche no, a sto punto. A questo punto sono andata da Leroy Merlin, Leroy Merlin, che sta a 4 passi da casa mia, e ho comprato un altro specchio, anche questo molto molto carino, molto, sta molto bene in bagno, però quello lì dell'Ikea mi piaceva tantissimo, mi è proprio rimasto qua. Mi è rimasto qua perché non sono potuta andare al negozio. Eppure è vero che per andare al negozio comunque si spende benzina, si spende i soldi dell'autostrada, però tra benzina e autostrada non sarebbe mai lievitata la spesa a 50 euro di spedizione, quindi fra benzina e autostrada se ne sarebbero andati quei 15 euro, ma proprio a tirarla su alta alta. E avrei fatto una passeggiata, magari avrei comprato qualche altra cosa pure. Quindi gli unici difetti che ha Ikea è appunto questo fatto che tanti prodotti non li spediscono online. Questo riguarda anche certi prodotti molto piccoli che non spediscono online, forse perché hanno paura che una persona va a comprare una sciocchezzuola, se la fa mandare a casa, con poi tutti i problemi dell'accumularsi degli ordini, non lo so, la sto buttando lì. E quest'altro problema che ha Ikea, quest'altro difetto che ha Ikea è appunto che se superi un tot di peso, anche se prendi un oggetto che ti costa 20-30 euro, poi ci devi aggiungere tanti soldi, ci devi aggiungere 50 o più per le spese di spedizione. Quindi questi sono i due difetti che io trovo nella vendita online di Ikea, vendita online che per altri negozi, ecco perché a volte uno compra più su Amazon e non su Ikea, né niente. Poi spero vivamente che prima o poi aprino un punto vendita Ikea più vicino a casa, perché andare ogni volta a dover convincere a portarmi o a Salerno o ad Afragola per andare all'Ikea è sempre molto arduo. E niente, queste erano le cosucce che ho preso da Ikea. Adesso vi faccio vedere anche
Scusate, adesso vi faccio vedere anche l'altra pianta, quella lì che mi ha portato ad Ikea, perché sono andata soprattutto, come vi ho detto all'inizio del video, per comprare quella pianta. Adesso ve la faccio vedere e poi ci salutiamo. Avete visto la mia bellissima pianta, mi piace veramente tantissimo. Non vedo l'ora che la camera da letto, che arrivino i mobili, così la camera da letto me la sistemo, come dico io. Non vedo l'ora di vederla finita. Anche quella pianta andrà ad arredare la mia nuova camera da letto. E niente, io vi auguro ancora buona festa della mamma, do tantissimi auguri a tutte le mamme che mi seguono. Prima di salutarvi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, cliccare la campanellina, così non perderete nessuno dei prossimi video. Se i miei video vi piacciono, lasciatemi qualche like e condivideteli con tutti i vostri amici su tutti i vostri social, dando una mano al mio piccolo canale a crescere e farsi conoscere. Io come sempre vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!